Ricorre oggi il 50° anniversario della morte del compositore agrigentino Michele Lizzi e al Liceo Politi ad Agrigento sono state organizzate delle iniziative. Ascoltiamo in proposito la docente di lettere e musicista Rita Capodicasa. Lizzi nasce ad Agrigento nel 1915 e muore proprio il 31 marzo nel 1972. Ha dato tanto alla nostra città perché è stato un illustre docente dell'Istituto Politi e fa parte della storia di questa città perché ha voluto anche esprimere un po' le contraddizioni della nostra terra riprendendo una grande opera che è la Sagra del Signore della Nave. Che io ho potuto apprezzare per uno studio musicologico ma anche letterario di confronto con la dissacratoria arte pirandelliana. Oggi io lo voglio ricordare perché ha dato tanto alla musica, è stato le sue opere Pantea, L'amore di Galatea e La Sagra sono state appunto date nei teatri più grandi d'Italia. È stato un compositore che ha collaborato con Salvatore Quasimodo, con Renato Guttuso e che quindi ha espresso molto con un'anima molto profonda e sensibile un'arte compositiva molto particolare, molto sui generis. È giusto ricordarlo oggi e ci saranno degli eventi in prospettiva ad aprile, un incontro con Sino Pecoraro al Museo San Nicola e ci sarà poi un importante incontro con tutte le scuole superiori dove i ragazzi finalmente potranno avere l'occasione di conoscere questo compositore che era anche un poeta.